ti hanno dato il cero. Ci siamo visti poco prima e adesso ormai è sera. Che percorso inizia adesso per te? Allora, è un percorso dove diciamo che questo invito, questa scelta è diventata una in forma definitiva. Quindi se prima era il presidente poteva ancora cambiare idea, da questo momento non lo può fare più. E il tuo ruolo, dottore, qual è adesso? Il mio ruolo è quello di affiancare Sandro in questa impresa, in questa bellissima avventura che abbiamo intrapreso assieme anche a Maurizio. Io sarò il suo secondo e il mio compito principale sarà quello, tecnicamente parlando, dell'incrocio delle spade. Quindi sotto la stella faremo tre incroci. Adesso in questi 15 giorni cercheremo di affinare al meglio tutte le nostre sistemazioni con i cavalli e vedere un pochettino come fare al meglio gli incroci, le discese alla stella e un po' tutto quello che riguarda la manifestazione. Ma ascolta, ma per le pariglie, cioè la tua incolumità in mano a Torre Maurizio? Eh sì, io darò il mio cavallo a loro, manterranno loro, io mi dovrò affidare alla sorte, al destino. Questo per quanto... Ci hai pensato, Sandro, che tu per un giorno potrai benedire le persone? Cosa ti fa pensare questo? Cosa mi fa pensare? Che le persone vorranno questa benedizione. Io ho visto come i cittadini di Oristano si comportano quando il capocorsa fa questo gesto. Quindi spero di essere all'altezza, di riuscire a fare felici tutti quanti. Un auspicio? Che... di avere quello che ci meritiamo. Il nostro auspicio è quello. E che sia una giornata di festa per tutti quanti e che Dio ci mandi una bella giornata di sole, sia per la domenica che per il martedì. Poi il resto viene da sé.